Nome e cognome. Gennaro Galiero. Antonio Di Monaco. Grado. Luogotenente dei Carabinieri. Maresciallo ordinario. In che anno l'ingresso nell'arma? 1973. Mi sono arruolato nel 2011. E il primo servizio? Stazione Carabinieri Badalucco, compagnia di Sanremo, provincia d'Imperia. Primo servizio 2014. Com'è stato? Interessante, era un servizio di polizia giudiziaria, antidroga. Molto bello, sono stati 2 anni in quel piccolo centro dove ho imparato forse a fare il carabiniere veramente. Perché la scelta di diventare un maresciallo dei carabinieri? È stato il sogno della mia vita. Mi piaceva già da bambino quando vedevo la divisa con le bande rosse. Mio nonno era un carabiniere a cavallo, sentendo le sue esperienze lavorative mi aveva inculcato questo tipo di mentalità, poter aiutare il cittadino. Pentito? Mai. Assolutamente no. In cosa consiste la giornata di un maresciallo? Svegliarsi la mattina e già cominciare a pensare alle problematiche che bisogna risolvere per l'ufficio e per le persone del quartiere. C'è il servizio di ricezione denunce, un servizio di polizia giudiziaria. Qui a San Lorenzo ci sono molte zone di attività operativa. La cosa più bella che possa capitare in servizio? Avere gli apprezzamenti del cittadino. Il grazie delle persone. Cosa serve per essere un buon carabiniere? Riuscire ad ascoltare il cittadino, capire quali sono le sue esigenze e cercare di aiutarlo. Serve tanta forza d'animo.